Siamo con Luca Milesi. Luca, hai giocato il primo tempo, un atteggiamento particolare, quello da Provercelli che oggi giocava con un 3-4-3 che gli altri possono vedere come 5-4-1. Che cosa è successo però in quel primo tempo un po' negativo per la Provercelli, soprattutto a livello di risultati? Sì, abbiamo cercato magari di adottare questo atteggiamento per cercare di sfruttare un pochettino di più le nostre ripartenze, che in trasferta potevano essere magari un'arma vincente. Solo che, non so, probabilmente anche il vantaggio loro abbastanza fortunoso ci ha un po' tagliato le gambe e ci ha un po' scombussolato tutti i piani, e da lì diciamo che poi è scaturito tutto quello che è stato il primo tempo. Però si è vista una Provercelli diversa nella ripresa per atteggiamento, la risposta all'inizio del secondo tempo sembrava magari inclinare la gara verso altri tipi di binari, invece in realtà è andata con il 3-1 del Frosinone, si è rimessa negativamente. Poi è stato molto bravo il portiere del Frosinone Zappino. No, infatti abbiamo cercato di cambiare un attimino il nostro gioco, abbiamo cambiato modulo e abbiamo cercato anche di sfruttare un pochettino magari meno le ripartenze, ma cercare di giocare appunto di più, e la cosa ci ha premiato, abbiamo giocato con più coraggio e abbiamo cercato di impensierire di più la difesa del Frosinone. Dopo il 2-1 nostro pensavo magari di riuscire a riprenderla, invece non ci siamo riusciti, però rimane comunque un buon secondo tempo. Da quel Teniamo buona la reazione per la prossima gara contro il Carpi. No, certamente, teniamo buono il secondo tempo di quello che di buono abbiamo fatto e ripartiamo da qui.